Ciao a tutti e benvenuti finalmente in questo nuovo video. E dico finalmente perché è passato un sacco di tempo dall'ultimo video, visto che a luglio sono andata in vacanza a Roma e vi metterò appena possibile il video che ho fatto della serie dei posti che ho visto per quel che ho fatto, anche se faceva caldissimo, quindi non ho fatto neanche troppe cose, quindi e questo. Poi invece ad agosto sono stata una settimana sulle Dolomiti, ma non vi dico molte cose perché ve lo farò vedere in un video a parte e mi farò venire anche molta fame per tutte le cose che ho mangiato, i bellissimi posti che ho visto che potrete ammirare insieme a me, anche se un po' in ritardo. Il video di oggi sarà un video molto improvvisato perché mi è venuto in mente molto a caso, però ho pensato perché no, e anche il mio dinosauro ha detto la stessa cosa. Questa tra l'altro è una maglia che ho preso su Wish anni fa e il disegno doveva stare tipo qui, invece sta qua, infatti è un po' scomodo. Comunque vi mostrerò il giro che faccio di solito quando vado a camminare qui intorno nel mio paese e vi mostrerò tutte le cose carine che vedo, come spesso un sacco di gatti che purtroppo non si fanno toccare, e anche il panorama che c'è, perché spesso merita di essere visto anche da altre persone che non sono della zona. E insomma, questo è quanto. I miei capelli sono osceni perché vabbè, si vede proprio il segno dell'elastico, lasciamo perdere. E questo è quanto, spero che vi piaccia questo video e che vi piacciono i posti che vi farò vedere, e anche se sarà forse un po' noiosino, non lo so. E questo è quanto. Michu. Oddio, che faccio? Michu. Grigetto. Dai, vieni. Michu. Che fai, mi guardi? Mi guardi? Vieni. Ciao. Che fai, ti strusci? Vieni. Dai, ecco la gatta. Signora, che fa? Vieni, chi è quello? Dai. Ok, l'ho carezzato. È proprio uno struscione. Ciao, signor gatto. Struscetto. Ciao. E adesso se ne va. Ciao. Che fai? Torni indietro? Torni indietro? Ciao gatton. Ho visto un microbino di gatto. Oddio, quando sei piccolo. Oddio, sei piccolissimo. Che? Dov'è? Come sei picciolo. Ciao piccolino. Altre scale, tanto poi ne devo fare ancora, quindi vabbè, che devo fare? Poi c'è sto coso che sta qui da tipo anni e anni. Boh. È un po' scolorito. Ecco qui altre scale. Di nuovo pare che chissà dove devo andare. Invece scale, queste sono di fianco alla chiesa. Vabbè,
Penso che si sarà visto, immagino. E queste però, vabbè, sono poche, però sono tutte in salita. Devo parlare piano per questo motivo. C'è donno? E che sono, vero? E come si fa? Chi sono? Ma chi sono quelle noccioline? Dai! Come sei secco? Ciao amicetto! Mi abbandono. Lì ce n'è un altro, ma non mi si fa toccare mai, quindi niente. È bianco e nero, però non si vede. Qui c'è una luce molto bella, infatti a quest'ora, cioè, ci sarebbe da passarci sempre perché è così bello, c'è tipo quel fascione lì, però andando più giù è anche più bello. Un sacco qui, poi ci sta tipo tutta la vigna, è bello, sì, è bello, poi con questa luce così, anche se sinceramente mi sto cercando, però è carino, sicuramente vale la pena di passarci. Anche qui camminando sempre nella stessa strada di prima, perché praticamente è la strada che scende. Anche qui è molto carino, si vede giù tutta la valle, praticamente si vedono anche le montagne. Vabbè, qua si vede solo il sole, e vabbè, poi ci stanno un sacco di vigne anche di qua,
non zappo la vigna, ma ok. Quant'uva. Comunque in questa strada ci passano anche pochissime persone, infatti è comoda anche per quello, almeno non rischio di essere investita dove è andata il sole. Boh, vabbè. Comunque si è comodo anche per questo, e ora sicuramente col fatto che avrò detto che non passa nessuno passeranno tipo tantissime macchine sicuramente. Qui non è la stessa cosa, in effetti mi rendo conto, ma è carino comunque da vedere. Poi con il grand'angolo sembra tutto più lontano, invece non è per niente lontano, anzi. Arrivo praticamente fino lì, poi rigiro perché non mi piace passare qua, perché cioè se passo lì la strada continua, però non è il massimo, quindi non ci vado mai. Tra l'altro qui c'è l'angolo Monnezza, cioè cos'è sta roba? Non si sa. Vieni signora gatta. Miau. Ciao. Ciao. Mi fitta. Ciao. Ciao. Vieni. Miciotto. Miciottina. Miciottina. Ah, bella impanata. Cotolettina. Brava. Adesso sei imbanata. No, non si può. Chi c'è? Io devo andare via. C'ho miciotta. Chi c'è? Ciao. No. Ciao. Ciao signora. Dai, non mi seguire. Dove vai? Dai, non si può. Cos'è quel codino ad uncino? Dove vai? No, non mi puoi salire sopra.
Non si può? Ehi no. Dai. Ciao signora gatta. Ciao signora gattina. No. Ehi, non si può. Ciao signora. Povera, di solito mi insegue sempre. Comunque, questa strada ha senso unico, quindi l'unico senso possibile è quello che sto utilizzando io. E di solito non incontro le macchine, però, cioè, non vorrei che sono tipo sfigata e l'unica volta che lo dico ad alta voce passa qualcuno, perché, cioè, non so manco dove mettermi. Quindi, però sta uscendo una macchina dal garage, che culo. Bene. Eccomi qua, sono tornata a casa da un po', e anche perché si vede, cioè praticamente è notte. Mi sono fatta la doccia e adesso sono qui a parlare con voi. Ho dimenticato cosa dire. Questo è il giro che comunque io faccio di solito quando vado a camminare. Magari a volte faccio tipo strade leggermente diverse, ma in sostanza è questo il giro che faccio. Oggi ho incontrato tantissimi gatti, cioè a volte ne incontro veramente pochissimi. Strano che non ci fossero i miei di fuori, altrimenti li aveste viste. Peccato, visti. Ho fatto diventare Tonino una femmina, bene. E quindi, da come avete visto, non trovo quasi mai nessuno in giro. Praticamente nei video non c'è nessuno in giro. Però vabbè, qualcuno ho incontrato, anche se non a camminare propriamente. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato per voi interessante vedere il mio piccolo paese, che io penso sia sconosciuto a tipo tutti, anche perché già ci stanno tipo 3600 abitanti, quindi mi sembra anche normale. E quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!